Buon pomeriggio a tutti, sono le 14:31, un minuto di ritardo quest'oggi di lunedì 5 di novembre. E benvenuti alla mia diretta Facebook. Come al solito, introduzione come diritto, ricordandovi di condividere questo video, perché il video della diretta resterà naturalmente alla fine sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube e anche su ivanscalfarotto.it, che è il mio blog. Poi, se condividete adesso, questo naturalmente ci aiuta un pochino ad allargare il numero delle persone che saranno online e quindi a salutare più persone, come per esempio Lucia Bindocci, Edoardo Cagli che stanno arrivando, insomma man mano se ne aggiungeranno degli altri. Nel frattempo saluto quelli che ci sono. Che cosa ci... Vittoria Colombo, buongiorno, buon pomeriggio a te, e mia sorella Vanessa, anche lei, non voglio salutare tutti altrimenti non cominciamo mai. Che cosa ci offre l'attualità politica di quest'oggi? Ma naturalmente sapete che in questi giorni siamo stati flagellati dal maltempo. Io credo che ormai soltanto Donald Trump non creda allo sconvolgimento del clima globale. Abbiamo avuto una stagione autunnale che fino a questo punto è stata caldissima. Ricordate che qualche giorno fa sono stato in Polonia, ad Auschwitz, e abbiamo avuto in un paese come la Polonia, che è un paese freddo, pianeggiante, del nord, il 31 di ottobre eravamo praticamente con la maglietta a maniche corte, e questo è stato tutto il mese di settembre e di ottobre. E poi improvvisamente sono cominciati i temporali, i cataclismi. Repubblica oggi conteggiava che ci sono 32 persone che sono morte in queste ore per via di varie cose, alberi crollati, davvero una situazione insostenibile. E naturalmente poi la tragedia che c'è stata adesso in Sicilia, di questa casa con tante vittime. Pensieri rapidi e sparsi. La prima cosa, noi quando durante gli anni del governo abbiamo sostenuto abbiamo sostenuto in modo molto forte l'accordo di Parigi, COP21, sapete, c'è stato un accordo importante proprio per la salvaguardia dell'ecosistema del pianeta e per evitare il riscaldamento globale, che potrebbe comportare disastri per l'aumento del livello degli oceani e quindi la sparizione di terre emerse. Davvero ci avviamo a degli scenari apocalittici, e tutto il mondo, diciamo tutti i principali paesi, avevano aderito a questo accordo, compresi gli Stati Uniti. Sapete che purtroppo gli Stati Uniti hanno denunciato questo accordo, sono usciti da questo accordo in maniera assolutamente scriteriata. Appunto, Donald Trump dice che quando si parla di riscaldamento globale si parla di una sorta di grande bufala, ma vediamo che naturalmente non è così. E c'è da dire che quando si è votato al Parlamento europeo su questa questione, uno dei pochissimi eurodeputati che votò contro questo accordo fu proprio Matteo Salvini, il nostro ministro dell'interno. Quindi diciamo questa sensibilità ambientalista non è particolarmente radicata nella cultura politica di questi, come vogliamo chiamarli, nazionalisti, sovranisti e quant'altro. Ma di terra ne abbiamo una soltanto, se non la conserviamo saremo nei guai. Peraltro, come tutti quanti sapete, avevamo con il governo Renzi creato una unità proprio di missione sul dissesto idrogeologico, un progetto chiamato Casa Italia, che era stato curato direttamente da Renzo Piano, che sapete è un senatore a vita, quindi non una persona schierata politicamente, ma persona la cui reputazione, diciamo, è diffusa in tutto il mondo, parla il nome per Renzo Piano. E questi sforzi organizzativi sono stati chiusi dall'attuale governo. Casa Italia non c'è più, e mai come in questo momento ci rendiamo conto di quanto invece sarebbe importante. Tra l'altro, proprio oggi i nostri comitati di azione civile, i nostri comitati civici, come si chiamano per diciamo in modo semplice, in modo più rapido, hanno diffuso una di quelle che saranno il loro modo di lavorare, che sono le azioni urgenti, chiedendo a tutti gli aderenti ai comitati di azione civile di sottoscrivere una petizione che trovate su change.org. Se volete trovare poi i riferimenti, li trovate sulla pagina Facebook dei comitati di azione civile, oppure anche sulla pagina Twitter dei comitati di azione civile, ma vi raccomando davvero di firmarla. Devo dire, io
L'ho firmata questa mattina e c'erano meno di 1500 firme. Stiamo veleggiando oltre le 4000, il che è un segnale molto, molto incoraggiante. Ma è evidente che in questa fase non curarsi del dissesto idrogeologico è veramente una contraddizione in termini, soprattutto da parte di chi, come il Movimento 5 Stelle e questo governo in generale, stanno mettendo i bastoni tra le ruote su tutte le grandi opere, dicendo che non vogliono cementificare, che non vogliono quindi violare la natura, e non si rendono conto che invece la natura andrebbe sostenuta, nel senso che molti danni sono stati fatti negli anni, e quello che sarebbe importante è che il governo si prendesse cura del nostro territorio. Chiudere Casa Italia vuol dire esattamente il contrario, vuol dire non rendersi conto di quanto sia importante tutto questo, e davvero fa sembrare come dire, la contrarietà che il governo esprime rispetto alle grandi opere, soltanto una scelta completamente ideologica, completamente propagandistica, che non ha nulla a che fare, nulla a che vedere con la salvaguardia del nostro territorio e figuriamoci della nostra economia. È come se mettessero insieme tutto ciò che c'è di negativo, in un certo senso. Cioè, da un lato impediscono la crescita economica del paese, dall'altro non impediscono che si verifichino fenomeni naturali, ma comunque disastrosi come quelli che abbiamo visto in questi giorni. Aggiungo a tutto questo che sapete, c'è stato questo scandalo, non so come altro definirlo, del decreto cosiddetto Genova. Dico cosiddetto Genova perché doveva essere un decreto che si occupava del crollo del ponte Morandi e quindi della ricostruzione del ponte, della messa in sicurezza delle case, della risoluzione del problema anche del traffico a Genova, che evidentemente è stato interrotto dal crollo del ponte. Ma in realtà questo decreto è stato una sorta di scusa per infilare una norma legata a un condono edilizio sull'isola di Ischia che davvero grida vendetta. Credo che abbiate seguito tutti questa vicenda, ma giusto per chi casualmente non l'avesse fatto, posso ricordare che il decreto Genova prevede appunto che le case eventualmente danneggiate dal terremoto, anche abusive, anche costruite in posizioni non sicure, possono essere condonate non sulla base nemmeno dei condoni fatti da Berlusconi, l'ultimo dei quali del 2004, ma su un vecchissimo condono dell'85 fatto dal governo Craxi, che era un condono a maglie larghissime. Quindi non soltanto si è scelto di condonare, ma si è scelto addirittura di applicare una legge molto molto antica, che era la legge più lassista che c'era in assoluto. Quindi si stabilisce che si possono ricostruire con fondi pubblici case abusive, anche costruite in luoghi non sicuri. Tutto il contrario della tutela del territorio e tutto il contrario della tutela della sicurezza delle persone. Io ho visto un servizio delle Iene nel quale prendono in giro Di Maio, perché Di Maio aveva detto: se mai farò un condono edilizio prenderò la tessera del PD. Ma il PD non si è mai permesso di fare una cosa del genere. Ripeto, le leggi di cui parliamo, di questi condoni, furono fatti da Craxi prima, da Berlusconi poi, e certamente non dal PD, che non si è mai permesso di fare una cosa di questo genere. E il Movimento 5 Stelle, davvero, con la complicità della Lega, questo deve essere ben chiaro, sta facendo sostanzialmente una marchetta per l'isola di Ischia che cade nel collegio di Luigi Di Maio, facendo una cosa che veramente non ha precedenti. Questi dovevano essere quelli dell'onestà, sono quelli invece che premiano chi ha costruito in assenza di licenza edilizia, in luoghi in cui non si poteva costruire. Quindi altro che l'onestà. Sappiamo già che si discute di condoni fiscali, si discute di condoni edilizi. Alla fine il messaggio che questo governo sta dando è che chi rispetta la legge e quindi chi è veramente onesto in realtà è un po', come dire, un fessacchiotto, no? Questo è il messaggio che si dà, che chi rispetta la legge si è fidato di uno Stato che alla fine premia chi quelle leggi non rispetta. E io penso che su questo bisogna fare una riflessione, e questa cosa bisogna dirla in modo molto molto chiaro. È bene che si sappia, perché le cose stanno semplicemente così. Non sto introducendo delle opinioni mie personali o del mio partito, sto introducendo dei dati di fatto. Basta leggere l'articolo 25 del decreto di Genova e si legge esattamente di che cosa si tratta. C'è proprio la parola condono, quindi più di questo non so che dire. Ho visto che qualcuno nei commenti precedenti chiedeva che cosa servono le petizioni, ma le petizioni servono a manifestare la propria contrarietà a qualcosa, servono a dire non sono d'accordo. Allora, pensare che in questa fase storica gli unici che abbiano titolo per parlare siano i parlamentari e i vostri rappresentanti, secondo me è un pochino riduttivo. Questa è una fase storica nella quale è necessario che ciascuno di noi
rappresentanti politici, ma anche cittadini che non fanno politica a tempo pieno, prendano la propria responsabilità nelle proprie mani e manifestino il proprio dissenso, perché assistiamo a cose talmente gravi che io credo non sia giusto confinarle soltanto in un luogo pur molto importante, pur fondamentale come il Parlamento. Quando vediamo leggi come queste, io penso che sia diritto e dovere di ciascuno esercitare la propria responsabilità individuale dentro, diciamo, uno sforzo collettivo e dire non ci sto. Questa è la democrazia. Poi è chiaro, chi ha vinto le elezioni ha i numeri in Parlamento, ha la possibilità di approvare comunque una legge sbagliata come questa, ma almeno noi avremo detto che non siamo d'accordo. Aggiungo, per la cronaca, che ormai è praticamente certo che il governo metterà il voto di fiducia sul cosiddetto decreto sicurezza e immigrazione. Le ragioni sono semplici: c'è un pezzo del Movimento 5 Stelle, la Nunez, De Falco e altri senatori che non vogliono votare questo decreto, e poiché c'è il rischio che manchino i numeri, il governo metterà la fiducia. Lo dico non perché io mi scandalizzi. Lo abbiamo fatto anche noi tante volte, perché noi, diciamo, al Senato, al contrario di questo governo, noi i numeri da soli non li avevamo e quindi tante volte si è dovuta mettere la fiducia, ma anche questo governo, che ha i numeri per essere autosufficiente al Senato, decide di mettere la fiducia, e ogni volta nella quale abbiamo messo la fiducia noi in aula succedevano schiamazzi, urla, rumori di ogni genere, lancio di libri e di cose verso la ministra Boschi, che era quella che, essendo ministra dei rapporti col Parlamento, doveva chiedere la fiducia alle Camere. Oggi si fa esattamente la stessa cosa. Questo è a riconoscere che purtroppo il nostro processo legislativo è molto complicato e che un governo senza fiducia e senza decreti legge purtroppo non governa, cioè non ce la si fa a portare le leggi a casa. Questo l'abbiamo detto ed è per questo che avevamo cercato di fare una riforma costituzionale che rendesse il procedimento legislativo più lineare, più semplice, più coerente e che riducesse i voti di fiducia e riducesse la decretazione d'urgenza. Il Movimento 5 Stelle prese una posizione molto negativa sulla riforma costituzionale, ma sta cadendo in quegli stessi problemi che avevamo anche noi e che, quando noi vivevamo e cercavamo di risolvere, facevano di noi dei banditi o dei malfattori, e che oggi invece sembrano essere soltanto causa di forza maggiore da parte di un governo di puri che però fa appunto le cose che abbiamo descritto. Un'ultimissima cosa che voglio dire: oggi ho letto una nota, una lettera scritta al Corriere della Sera dal professor Andrea Pertici, che è un costituzionalista molto vicino a Pippo Civati, diciamo di quell'area culturale, che dice che i progetti del ministro Fraccaro sulle riforme, in particolare sulla democrazia diretta, sono ragionevoli rafforzamenti della democrazia diretta. Ora, io penso che il ministro Fraccaro sia uno dei soggetti più pericolosi dell'intero governo. Si è fatto nominare non solo ministro dei rapporti col Parlamento, ma anche ministro alla democrazia diretta dal Parlamento, che è un paradosso incredibile, perché se tu vai a chiedere al Parlamento, che è l'organo massimo della democrazia rappresentativa, gli vai a chiedere di essere nominato ministro della democrazia diretta, è come se tu dicessi al Parlamento: non servite, datemi la fiducia, che però io la fiducia la voglio da voi, però voi non servite a niente. Ora, perché io dico che questi progetti non sono un ragionevole rafforzamento? Perché il ministro Fraccaro in realtà sta pensando di introdurre il referendum su qualsiasi argomento, quindi eliminare i limiti di argomento che prevede la Costituzione ed eliminare anche il quorum. Questo è niente più, niente meno che la trasformazione del nostro regime democratico in un regime plebiscitario. Cioè si vuole, come si dice, andare al popolo ogni volta a chiedere se vogliono salvare Cristo o Barabba. Ora, poiché già in quella sede il popolo non necessariamente prese la decisione migliore, io vorrei dire che la democrazia rappresentativa ha un suo valore estremamente importante, perché la democrazia rappresentativa serve a fare in modo che problemi complessi incontrino soluzioni complesse. Nel momento in cui tutto si riduce a un sì o a un no, è molto facile manipolare l'opinione pubblica. Guardate che cosa sta succedendo a Londra sulla Brexit.
separare la Gran Bretagna dall'Unione Europea, Gran Bretagna che è entrata, Regno Unito che è entrato nell'Unione Europea nel 1973, farlo 73 a 2018, sono 45-46 anni, 2019, significa imbarcarsi in un'operazione estremamente complicata e non necessariamente vantaggiosa. Guardate, fu detto che con la Brexit 300 milioni di sterline alla settimana sarebbero tornati al sistema sanitario nazionale inglese e il giorno dopo il referendum, lo stesso Nigel Farage dovette dire in televisione che era una balla spaziale, una balla colossale, ma su quello fu presa la decisione. Allora, bypassare il Parlamento, eliminare un luogo dove si parla tra parti diverse, dove si ragiona tra parti diverse e si verifica come risolvere problemi complicati che spesso non hanno una soluzione unica, una soluzione tutta giusta, una soluzione tutta sbagliata. Ridurre tutto a un sì o a un no significa cercare in realtà di condizionare il popolo, come dicono loro, la volontà popolare, di farlo magari con strumenti come le fake news, i social media e quant'altro, e provare appunto a individuare soluzioni semplicistiche per problemi complessi. Il buon Winston Churchill diceva che la democrazia è un pessimo sistema di governo, ma è il migliore di quello che si sia mai usato, che non se n'è mai trovato uno migliore. Io penso che sia così. Credo che noi dobbiamo tenere molto care le nostre assemblee elettive, dobbiamo tenere molto caro l'idea del confronto tra opinioni diverse che accade in Parlamento, nei consigli regionali, nei consigli comunali. Perché guardate, io amo molto una frase di uno scrittore israeliano che si chiama Amos Oz, che dice che il contrario del compromesso non è l'integrità. Il contrario del compromesso è l'integralismo. Quando tu ti rifiuti di ascoltare chi la pensa diversamente da te e rifiuti di trovare un compromesso che possa tenere insieme esigenze diverse, magari ciascuno cedendo un pezzettino delle proprie esigenze, rincorri un'idea nella quale qualcuno ha ragione al 100% e qualcuno ha torto al 100%, che non è mai il modo migliore di operare. Quindi al professor Pertici direi che non c'è nulla di ragionevole nei progetti di Riccardo Fraccaro, a partire dal fatto che si sia fatto chiamare ministro della democrazia diretta. La nostra è una democrazia rappresentativa ed è un bene molto caro che dovremmo tenere e conservare con cura. Io mi dovrei fermare, ormai sono già 18 minuti che sono là in 17, però voglio ricordarvi ancora una volta i nostri comitati di azione civile, che trovate sul sito www.comitatiritornoalfuturo.it. Lì potete anche trovare come costituire un comitato nella vostra città. Io voglio soltanto rispondere a una domanda che mi è stata fatta quest'oggi da una persona che conosco e che mi ha detto: ma spiegami bene come si affiancano il partito e i comitati, come si sovrappongono, qual è la differenza. E ho cercato di spiegare che i partiti hanno giustamente dei contenuti e su quei contenuti si dividono. La manovra di bilancio, il PD la vuole fare in un modo, Forza Italia in un altro, SEL la vuole fare in un altro modo ancora. Ma qui non stiamo discutendo di contenuti, i comitati discutono di regole e le regole sono quella cosa sulla quale in genere i partiti si uniscono, quindi si dividono sui contenuti, ma le regole sono condivise, sono patrimonio comune. Ebbene, da qualche tempo noi vediamo l'attacco alle regole. Qui non c'è soltanto un problema legato alle differenze di vedute sui contenuti. Qui c'è un problema di quelle regole che erano condivise e che oggi invece ci vedono contrapposti. Quando diciamo che i comitati di azione civile vogliono preservare la libera stampa, la libertà di stampa, pensiamo a qualcosa che non appartiene al PD o a SEL o all'EU o a Più Europa o a Forza Italia. Libertà di stampa ci appartiene a tutti, ci appartiene come cittadini, non come militanti politici. Se pensiamo alla democrazia rappresentativa, alla tutela degli organi di garanzia, delle autorità indipendenti che sono sotto attacco, quella tutela di quegli organi non appartiene a questo o a quel partito, appartiene naturalmente, dovrebbe appartenere a tutti. Se pensiamo appunto alla crescita sostenibile del nostro paese, che in Costituzione, sapete, c'è scritto che le imprese hanno una responsabilità sociale. E se noi pensiamo che si sta cercando di smantellare tutto questo per portarci in un sistema monopolista, statale e assistenzialista, dove lo Stato fa l'imprenditore e mantiene i cittadini non per farli lavorare, ma perché soltanto ricevono un sussidio a fine mese, capiamo che quella che era una regola condivisa è diventata un'opinione di parte. Allora,
si sta in un partito come io sto in un partito per difendere le mie idee sui contenuti. Ma oggi che sono in pericolo le regole, è giusto che ci sia uno spazio dove si possono incontrare persone di opinioni diverse che però condividono l'amore per quelle regole, per la democrazia rappresentativa, per la crescita sostenibile, per la libertà di stampa, per la ricerca scientifica opposta alla superstizione, per l'Europa opposta al nazionalismo e così via. Sono tutte cose che, diciamo così, dovrebbero unire e non dovrebbero dividere e che mettono a rischio la nostra convivenza civile. Pensate ieri alla signora Rosaria, la signora di Napoli che ha tenuto testa a quel ragazzaccio, a quell'energumeno, come ha detto lei, che stava importunando un lavoratore immigrato, uno che, come diceva la signora Rosaria, vestiva panni da lavoro. Quella signora non ha fatto un gesto politico, difendendo un passeggero innocente che appunto vestiva panni da lavoro. Ha fatto un gesto civico, non ha avuto bisogno di avere la tessera di un partito in tasca, la signora Rosaria, per difendere e per dire, come ha detto, io in un paese così non ci voglio vivere. E allora i comitati di azione civile non si sovrappongono e non sono competitivi con nessun partito, tantomeno col Partito Democratico, perché sono un luogo destinato a tutti, iscritti a vari partiti o non iscritti, che si uniscono nonostante le differenze per difendere alcune regole, alcuni valori che abbiamo sempre conosciuto come condivisi e che oggi condivisi non sono più. Io spero di aver spiegato per bene la differenza, che comunque trovate anche sul sito, che ripeto è www.comitatiritornoalfuturo.it. Bastano 5 persone per creare un comitato e io penso che sia una bella cosa. Oggi, come ho detto, li abbiamo attivati per la prima volta per la firma di questa petizione, per la riapertura di Casa Italia. Avremo molte altre occasioni di lavorare insieme, quindi trovate 4 amici e aprite il vostro comitato. Io mi fermo qui, vi chiedo come al solito di condividere questo video che resta sul mio sito ivanscalfarotto.it, su questa pagina Facebook e anche sul mio canale YouTube. Vi do appuntamento a domani, saremo in aula a Montecitorio, credo intorno alle 14, per cui è probabile che io faccia questo, diciamo, la mia diretta probabilmente intorno alle 13-13:30. Comunque vedrò come vanno le cose domani, cercherò di essere presente. Nel frattempo vi saluto e vi auguro un'eccellente settimana. A presto!